perché parliamo diciamo di progetti di marca IBC e anche oltre al concorso europeo che l'antologia secondo me è in quale collaboro pure, ci sarà nella stessa sezione dei giovani per l'antico nella sala del giudizio di domenica alle 17:30 avrà luogo anche la premiazione del concorso dedicato all'Ignazia Chida. Ecco, due parole, questo è un concorso didattico che in realtà nasce da un progetto di conservazione di questa straordinaria stele romana di età augustea che è conservata nel museo della città di Rimini, quindi anche perfettamente in situ e visitabile. Il progetto di restauro e di conservazione promosso e finanziato dall'istituto che ha realizzato per conto nostro il restauratore Fabio Bevilacqua è stato talmente foriero, come spesso accade in un intervento di restauro conservativo, di nuovi indizi e di nuove curiosità. È stata un'esperienza quindi non solo conservativa, cioè non ha restituito solo all'oggetto una nuova integrità conservativa, ma ha anche aperto una serie di possibilità interpretative e conoscitive di quest'opera, sia come opera in sé, cioè una stele che è stata rinvenuta nel XVIII secolo nel sepolcreto in una zona vicino a Rimini, che è vicino alla via Popilia, quindi vicino a Bellaria, sia della immagine che rappresenta, cioè questa bellissima donna, questa Ignazia, e attraverso alcuni elementi che appunto ha rivelato la pietra nel corso del restauro, tipo punti in cui c'è una consunzione non dedicata, non attribuibile a una corrosione da agenti atmosferici all'esterno, ma per sfioramento, da elementi tipo la scritta epigrafe che si trova alla base della stele. Insomma, sono nati una serie di indizi molto affascinanti e curiosi che hanno portato e ci hanno indotto insomma con il museo, il comune di Rimini e il museo della città a proporre una presentazione, perché un'esperienza conservativa deve sempre diventare molto partecipata e soprattutto partecipata da parte dei giovani, una divertente presentazione agita soprattutto con il coinvolgimento dei ragazzi di scuole che hanno fatto interpretazioni teatrali immaginandosi la vita e la storia di questa bellissima figura femminile, e i ragazzi del liceo classico che hanno realizzato un rap in lingua latina dedicato ad Ignazia, e tutto questo è stato talmente coinvolgente e partecipato che ha dato l'input e la volontà di renderlo più esteso. Da questo è nato un concorso didattico inizialmente aperto solo alle scuole primarie e secondarie della provincia di Rimini, poi hanno aderito anche scuole di Forlì e abbiamo recentemente visionato gli elaborati emersi da questo concorso. Sono assolutamente straordinari come solo i giovani riescono a fare, e c'è stata veramente una loro capacità di calarsi nella romanità della terra riminese, immaginandosi storie e luoghi e contesti in cui ha vissuto questa figura. Soprattutto i video sono stati straordinari, e in occasione appunto di questa giornata dedicata in questo momento del festival ci sarà la premiazione dei ragazzi e delle classi che hanno partecipato, assieme anche a Lunino che sarà che mette a disposizione delle magnifiche pubblicazioni come premio per le scuole. Quindi siete invitati a venire a vedere, sono veramente divertenti.